Lei quanti soldi avanza dalle... Ma attualmente... Attualmente 200-300 mila euro, intorno ai 300. Quanti, scusi? Intorno ai 300 mila euro di forniture sanitarie. Io faccio forniture sanitarie da 40 forniture anni. Forniture sanitarie di che genere? Dalle pellicole radiografiche, ecografi, apparecchi di radiologia, diagnostica per immagine. E questo lo faccio da 40 anni. Ed è 30 anni che sto a Roma con una mia azienda a fare questo. Ed è 30 anni che vengo pagato in ritardo di 200, 300, 350 giorni. La sanità nel Lazio ha sempre pagato con questi ritardi. E questo ha portato che, nonostante la volontà di investire, di fare, siamo arrivati a un punto nel 2005, verificabile nel 2005, dovevamo avere 2 milioni e mezzo dalle ASL, però dovevo pagare 35 mila euro di INPS. E l'INPS chiaramente, giustamente, mi ha denunciato alla Procura della Repubblica, perché nel 2005 la politica, che non si è mai occupata di noi, dei nostri pagamenti, ma ha pensato di fare una legge che, se oltre i 35 mila euro di INPS o 50 mila euro di IVA, di ufficio vieni denunciato alla Procura della Repubblica. Per cui tu, imprenditore che deve avere i soldi, ti presenti alla Procura della Repubblica e quella ti condanna perché sei un criminale che ha evaso o quantomeno non hai fatto. E lei quanti soldi avanzava invece? 2 milioni e mezzo. E non solo. È stato condannato per 35 mila euro. Certo, ma guardi, questo ma non so mica solo io, tutti, perché il problema del paese, l'Italia, siamo noi, e questi i nostri problemi. Non sono i problemi, sa, se si incontrano i due personaggi, ma noi imprenditori, noi vogliamo capire che cosa fare. Perché in banca, poi è venuto dal 2005 Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, ci hanno messo i rating. Io non so, francamente, questi rating come me li mettano. Soltanto, siccome ho debiti con lo Stato, il rating si abbassa, si alza, non ho capito, e non ci danno il fido. Quei fidi che c'erano ce li levano. Lo Stato non ci dà i soldi, perché eccoli qua, i 40 miliardi, che poi su questo mi fate oggi, dire una cosa. Oggi dovrebbero essere partiti dottor i primi Vespa, 10. Scusi, 40 miliardi, 40 miliardi su 100, 120, perché poi, scusi, io vorrei capire uno Stato che dice c'ho 100 o 120 miliardi di debiti. Ma 20 miliardi di differenza, cioè, a casa mia da imprenditore fanno, ne danno 40. Sti 40, sa che cosa succederà? Che come arrivano, tornano alle banche, perché tutti imprenditori che siamo... No, alle banche ne vanno 10. Sì, però noi imprenditori siamo tutti finanziati in qualche maniera dalle banche, per cui come arrivano le banche se le ripigliano. E lo Stato... Però se una banca le ha anticipato dei soldi e lo Stato li ridà, la banca può anticiparli altri soldi. Sì, guardi, dottor Vespa, non è proprio così. E sa perché? Perché qui c'è un gioco molto... A parte il fatto che a noi ci costa l'8-10% finanziarci in questa maniera, se lo Stato... gentilmente capisse i nostri problemi, avrebbe detto compensiamo i debiti e i crediti. Io devo 10.000 all'INPS, porto 10.000 euro di fatture a costo zero. Non si può fare questo, la ragioneria ci dice che non si può fare. Adesso, dopo una certa battaglia, aspetti, scusi, che abbiamo la lista Monti, scusi, pare che c'è stata una certa battaglia con la ragioneria, sì, ma poi alla fine fino a adesso fino a 700.000 euro. Aspetti, no, Alemanno, scusi, è così. La compensazione crediti e debiti, sì, dovrebbe essere prevista fino a 700, che cifra? Fino a 700 mila euro. Dal 2014, 700 mila euro. Riesce a fare, senatrice, no, dal 2014, no, ma fino ad oggi non è stato così. E io no, però quando devo i soldi allo Stato... anche 2013, dopo una lunga... C'è lunga discussione. Battaglia. Senatrice, quando io devo soldi... No, ma io sono d'accordissimo. Scusi, come la signora qua, cioè, voglio dire, nessuna persona normale Stato, può immaginare non è che uno che avanza 2 milioni e mezzo, no, o anche io, 1 milione e mezzo, o anche mezzo milione, o anche 100.000 euro e ne ha di debito 50, sì, non possa dire, vabbè, quanto devo? Tu mi chiedi 100, tu mi devi dare 50, ecco, te ne do 50. Dottor Vespa, mi scusi, sa perché non lo fa? Dottor Vespa non lo fa per il semplice fatto, lo Stato, perché se lo Stato deve avere 100 euro da me e arrivo a cartella esattoriale, è bravo, è buono e me lo rateizza in 72 mesi, ma lo sa che mi prende il 30% di interessi, 9% solo di riscossione, per cui lo Stato... Scusi, però scusi, i suoi crediti vengono pagati con gli interessi? No, no, quando mai? Ci fanno fare la rinuncia agli interessi quando ci pagano. Dottor Vespa, è uno scandalo che si fa da anni e qui tutti zitti, i politici, i miei politici di destra, di sinistra, sopra e sotto, ma dove stanno? Dove erano quando tutto questo si sta discutendo, si incontrano, meno male che si incontrano, mi fa piacere a me che si incontrano, ma si incontrassero per parlare di questi problemi. Noi stiamo chiudendo e
visto che, e poi mi taccio, scusate, mi avete dato troppo tempo, ma se è vero come è vero quello che pubblica, che dice anche Squinzi, che 1000 aziende al giorno qui stanno chiudendo, se queste 1000 aziende al giorno ci hanno 3 dipendenti, non voglio dire di più, signori, è una folla di disperati che non sanno dar da mangiare ai propri figli. Ma questo i politici ci pensano, ci stanno pensando a noi. Basta, scusate, non parlo più. Io ha talmente ragione.